Sul tema intelligenza artificiale sono molti quelli che sostengono che la tecnologia sia sempre positiva e via, gli entusiasti, ma io sono un tribuno del digitale, figuratevi, però tuttavia dovete pensare che la differenza tra le tecnologie buone e quelle cattive è che quelle cattive possono decidere da sole e lo possono fare senza che tu te ne renda conto. Allora sarà sempre più comune trovarci in condizioni in cui daremo all'intelligenza artificiale in mano tutto e poi deciderà lei. Ecco perché è importante sapere come funziona dietro, preoccuparci della regolamentazione, eccetera. Cioè, vi faccio un esempio, sarà normalissimo pretendere che l'intelligenza artificiale si occuperà di rispondere alle tue email e di organizzare il tuo calendario, ma vi assicuro che lo faremo tutti, sarà la cosa più normale al mondo. Però, se chi controlla quello che viene detto e fatto, sarà normale che chiederemo a loro di rispondere alle nostre mail. E vi assicuro che il tema non è solamente, come dire, che il contenuto e le risposte siano coerenti a quello che noi vogliamo, ma davvero possono essere influenzate, cioè i vari modelli, i vari foundation model, le varie intelligenze artificiali, in modo fuori dal nostro controllo e questo può essere fatto in modo massivo. Ecco perché è molto importante che in questo momento di crescita ci si occupi di pensare e di obbligare chiunque produca quei modelli a renderli trasparenti, renderli etici by design, cioè che vengano pensati partendo dall'etica, privacy by design, vengano pensati partendo dalla privacy and transparency by design. Vengano pensati con trasparenza. È molto importante per il futuro di tutti noi. Lo so che sembra una roba quasi luddista, però io non voglio fermare alcuna intelligenza artificiale, voglio solo che cresca normata, come le automobili. Sono belle le automobili che vadano in giro, ma ci vuole il codice della strada. Immaginate le automobili senza codice della strada. Uno che vuole il codice della strada non è che ce l'ha con le automobili.